Hi people of YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Questa è una quasi sottocategoria delle cose belle del Tiger, ovvero All I Wish, ovvero tutto quello che desidero. Come appunto da titolo, questi sono oggetti non della Tiger, ma appunto che provengono da Wish, un sito internet in cui possiamo comprare. Alcune persone le chiamerebbero chanfrusaglie, altre cose di poco valore, ma io le chiamo cose belle in ogni caso, perché comunque, nonostante il basso prezzo e a volte la scarsa qualità, a volte appunto possiamo trovare dei veri e propri quasi capolavori a bassissimi prezzi, cose che comunque nessuno direbbe niente perché la pagate poco. Quindi iniziamo da una cosa molto in vista. Questi occhiali pagati 1 euro non saranno di un'ottima qualità, infatti, come potete vedere, il vetro è già un po' rovinato. Vetro che è plastica, comunque, come tutto il resto, è già un po' rovinato. Comunque, è un ottimo pezzo pagato 1 euro che io utilizzo molto spesso. Adesso lo utilizzo anche nei video e lo utilizzo anche per uscire quando mi metto la giacca di pelle perché ci sta anche bene, ma soprattutto è un buon pezzo che posso utilizzare per un cosplay che ho pagato pochissimo, quando in un negozio avrei pagato, ok, per una roba fatta bene 27 euro, ma per un cosplay, per un accessorio che non devo utilizzare per forza, 1 euro è un prezzo fantastico. Ho cambiato orecchino, non ho più il solito orecchino con le due lance, ma ho comprato una bustina di droga colorata. No, non è vero. Ho comprato questo sacchettino, speravo arrivasse magari in una scatolina, ma è arrivato nel sacchetto della Matt di Breaking Bad. 30 piercing colorati. Alcuni erano con i cuoricini ed erano uguali. Ce n'erano 4 uguali, ovvero questo qui giallo, che ne vedete uno qui, uno qui, uno qui e uno qui. Me ne sono rimasti 3. Nonostante alcuni fossero uguali, comunque 30 piercing per 1 euro. Un prezzo magnifico, perché comunque almeno posso cambiarli di tanto in tanto e non avere sempre gli stessi. Sempre per 1 euro, questo cos'è? È un portaschede SD. Era ad 1 euro, non le avevo tutte sparse e ho detto ok. E abbiamo 6 pagine per le schede SD normali, e io utilizzo gli adattatori per inserire le micro SD. Ma abbiamo anche 2 pagine per le schede di memoria, quelle delle macchine fotografiche, ovvero quelle grosse. Io ci ho messo anche un'altra scheda mini SD che aveva la custodia della stessa grandezza. Sempre per 1 euro, fantastico. Comodissimo. Il materiale non è neanche così scrauso. E poi tiene bene, non si rompe. È fatto bene. Questo non è pagato 1 euro, ma bensì 2. 100 e passa adesivi. Per sicurezza mi sono messo a contarli, perché ho letto su Wish che alcuni ne hanno ricevuti di meno, tipo 90. Ne ho contati, sono 103, ovvero in realtà 102 perché ne ho usato uno nell'altra stanza. Li ho controllati tutti, ho preso quello che meno mi piaceva e l'ho attaccato all'armadio. Volevo vedere se appunto l'adesivo era un buon adesivo e devo essere sincero, buonissimo, cioè tiene, si attacca bene, non si rompe se lo pieghi per togliere la carta. Buonissimo. Questi qua un giorno vi dirò co come li userò. Questo Batman è già un regalo per una persona che conosco. Se guardi questo video e l'hai già ricevuto, bene, sai che era per te. Se no, sappi che ti arriverà presto il giorno che ci vediamo. Ultima cosa, pagata 1 euro, la maschera, quella nera per togliere i punti neri. Voi vi direte: perché l'hai presa? Perché costava 1 euro, che cazzo di domande sono? E tecnicamente dovrei ancora provarla, quindi cosa facciamo? Non la proviamo in video? Però prima vado a lavarmi le mani, prima di metterla, giustamente per sicurezza. Bene, mi sono lavato le mani, mi sono tolto gli occhiali. Mi preparo un fazzoletto per pulirmele, subito dopo aver messo questa cosa per non paciugare tutto. Non la metto su tutta la faccia perché c'ho la barba e non posso strapparmela per una crema. La metterò qua sul naso e in questo pezzo, magari anche qua in fronte. Mamma mia, che schifo! Cioè, sembra pittura.
Perfetto, sembro appena uscito da un film di guerra nel Vietnam, però ci vediamo tra 30 minuti, slash 40, quando tutta questa roba sarà asciutta e io mi strapperò la faccia per toglierla, vado a lavarmi di nuovo le mani. È passata quasi mezz'ora e questa si è seccata ben bene. Faccio fatica a fare i movimenti facciali perché è davvero dura e non ho idea di come toglierla. Cioè, non so. Fatemi chiudere la tastiera qua. Metto il fazzoletto sotto. Oh, ok. Vabbè, non è neanche così dolore. Cioè, ho visto gente urlare di dolore nei video di Facebook per togliersi sta cosa, ma in realtà non è così difficile e neanche così doloroso. Ah, un pezzo ancora bagnato. Ah, che schifo, dopo devo lavarmi di nuovo le mani. Sentite il rumore. Sembra roba frizzante che si stacca. Ah. No, non fa male, assolutamente. Ma che bella merda. Guarda quanto schifo. Adesso, se riesco a toglierla dal naso, è fantastico. Ok. Non fa male, assolutamente. Ah, la barba. Questo ha fatto un po' male sulla barba. Vabbè. Beh, dai, funziona. Manca solo sta parte e poi l'abbiamo tolta tutta. A parte questo pezzo qua che era un po' bagnato, a quanto pare era rimasto sotto. Ok, tolto. Ci manca questo pezzo qua. Ok. Ok. Ho tolto il grosso, mi è rimasto il segno del cerchio, ma poi mi lavo la faccia. Ma nel complesso ha funzionato. Ha funzionato sì, non c'ho più tutti i punti neri che avevo qua. Qua si sono tolti la maggior parte, magari qua che non ne ho messo tanto, se ne sono tolti un po' di meno. E gli schifi sono tutti qua. Questa era la parte del naso. Qua ci sono tutti i punti neri brutti, schifo. Ha funzionato, sì. Ecco, guarda, guarda. Questa qua è la parte più brutta di tutte. No, schifo, non lo farei mai. Però ha funzionato. E devo essere sincero, per averla pagata solo 1 euro, funziona. Non lascia sporco, oddio. A parte questi rimasugli che adesso mi lavo via, però. Cioè, ha funzionato veramente, eh. Ha funzionato, sono pulito, non sono sporco. E conclusione. Wish è pieno di cose. Cose che funzionano, cose piccole e cose che a volte non sono come dovrebbero. Ma ricordatevi sempre, se pagate meno di quello che volete, riceverete quello che avete pagato. Se avete pagato poco, riceverete qualcosa che vale quello che avete pagato. Ma a volte potrete trovare delle sorprese. Per 1 euro, qualcosa del genere. Funziona? Sono pulito? Sono senza punti neri? Avete comprato qualcosa a poco che funziona. Quindi, anche questi 100 adesivi per 2 euro. Dove cacchio li trovi? Quindi signori, vi ringrazio per avermi seguito. Mi slego direttamente i capelli perché sono uno schifo. Quindi signori, vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ah, una piccola aggiunta. Su Wish pagate sempre le spese di spedizione, ovvero ogni oggetto ha almeno 1 euro di spesa di spedizione, quindi vale sempre 1 euro in più di quello che vedete. Prima cosa. Seconda cosa, le cose su Wish
tu le ordini, ti arrivano solitamente un mese dopo. Fortunatamente a me è arrivato tutto quasi molto prima. Questa roba l'ho ordinata a febbraio, doveva arrivarmi ad aprile, è arrivata adesso, per fortuna. Un'ultima cosa, avevo comprato anche un'altra cosa, che era praticamente uno sportellino per il mio Game Boy Advance, che come vedete non c'è perché l'ho perso da bambino. Ma quello non è ancora arrivato. Però sappiate che ho comprato anche quello, sempre per un euro. Ci vediamo.